profughi sugli sci, nella villa di lusso e con piscina. Non si bada a spese per accogliere al meglio in Italia i richiedenti asilo. Oggi fa scalpore la notizia della gita in montagna per i profughi di Tolmezzo, ma non è la prima volta. Questi sono gli ospiti del centro di accoglienza di Vipiteno, Bolzano. Per loro, oltre agli sport sulla neve in inverno, anche gite, escursioni in montagna e partite di calcetto durante l'estate. Dargli vitto, alloggio, wifi, tutto quello che... corsi di sci organizzati gratis, corsi di nuoto. Poi ci sono dimore antiche e prestigiose che diventano centri di accoglienza, come questa palazzina del 1500 nel centro storico di Verona. Tra affreschi e scale di marmo sono ospitati circa 60 immigrati. Oppure la villa ottocentesca di Lucca, dove 15 richiedenti asilo passano le giornate circondati da un ampio ed elegante giardino con alberi secolari. They give us clothes and shoes, everything we need they give us. E quante polemiche ha suscitato la piscina nella villa di De Senzano, sul lago di Garda. Dietro questa siepe alta riusciamo a vedere la piscina, eccola qua. Qui sono ospitati 18 profughi, i cittadini su tutte le furie, mentre loro, certo, non possono lamentarsi. Infine, dopo la montagna, non può mancare il mare, sole sport sul bagnasciuga di Catania, l'ideale per un'estate all'insegna del relax. Questi sono i profughi più fortunati dell'isola, perché il centro che li ospita è proprio sulla spiaggia. Cosa volere di più?